E dunque ho seguito il gruppo fino a certe isole fluttuanti e ora voglio scoprire cosa fanno qui. So che lo ripetiamo sempre, ma sii prudente. Prudenza è restare a casa a guardare la TV? Non fa per me. Come vuoi. È per questo che tu sei l'agente sul campo e io me ne sto al sicuro in laboratorio. Ma cerca di restare tutto intero. Non vorrei dover dare delle brutte notizie a Kenny. Ok, su questo sono d'accordo. Questo acciaio possiede un'arma a energia. Ciò lo rende molto pericoloso da qualsiasi distanza. Chupacabra! Attenzione! Questo invisimole è un vampiro succhiasangue che vive di notte. Mezzo pipistrello, mezzo drago. È una creatura pericolosa, con le sue idee su cosa è giusto e cosa è sbagliato. Fidarsi di un chupacabra è come fidarsi di un'estate inglese, quindi mai fidarsi troppo. Detto questo, uno come lui può far faville alle feste di Halloween, e questa è una buona cosa. Sconfiggere un vampiro. Sì, siamo solo io e una mezza dozzina di corone d'aglio. E sebbene tu abbia ancora un aspetto squisito, mi hai battuto e il mio onore mi obbliga a ricompensarti con un frammento del mio potere. Sì, ci stavo appunto pensando. Canini appuntiti, bere sangue. Forse sto bene anche senza. Tu non riesci a comprendere il mio dono, giovane guerriero. Sarai in grado di assumere la mia forma e usare le mie ali. Quindi potrò volare? Ahimè no, poiché il volo richiede anni di esercizio. Ma con una buona spinta sarai in grado di planare. Beh, parlando onestamente, non mi sembra un granché
e non sono sicuro di voler rischiare gli effetti collaterali, quindi credo che passerò. No! Tu devi accettare il mio potere! Tu avrai il mio potere! Il mio onore lo impone! Ok, ok. Però tieni quelle zanne lontane dal mio collo. C'è una piccola fessura lì. Se sei in forma umana, dovresti riuscire ad infilartici dentro.
Scansioni indicano che è una specie di piattaforma di teletrasporto. Se ci sali sopra, verrai trasportato a un'altra piattaforma.
Yeah.